l'inferno si è visto. È l'inferno, a distanza di 3 anni. Torna a bruciare il Monte Pisano. Questa volta le fiamme sono divampate all'imbrunire, a poche centinaia di metri dall'abitato di Vico Pisano. In fumo, al momento, oltre 20 ettari, con 10 famiglie evacuate. E l'incubo di 3 anni fa che si rimaterializza. Ci siamo pauriti, siamo venuti via a corsa, ma poi vedere un lavoro sì, mamma mia, spaventoso. E stanotte dormirete fuori, insomma. Siamo in casa da nostri parenti, che si deve fare? Col pensiero della casa. No. Cosa sta succedendo? È un problema, sì. È già giù basso, se va lì lo vedi. Portagli l'acqua, guarda. Se va lì ti chiesto l'acqua, intanto si porta acqua. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause dell'innesco, a quanto pare, e secondo alcuni testimoni, sarebbe partito da un barbecue acceso da alcuni turisti che sarebbero fuggiti ai nostri microfoni. Un testimone dei fatti. Ha fatto la brace, la scintilla, poi è andata dentro e loro dice, io quando sono arrivato giù, che ho visto il fuoco partire, e detto, ma che avete fatto? La brace? Dice, no, noi no brace, no brace. E si sentiva un acre odore proprio. Lì per lì pensai, ma ho detto, sarà qualcuno che ha bruciato dentro un bidone qualche stoccaglia. Invece no, era qualche di un altro che aveva fatto quel che non doveva fare. Ora che sia il barbecue o quello che la intende o quel che si voglia, però a un certo momento non credo alle fatalità, a distanza di 3 anni dall'altro incendio. Oltre 200 volontari antincendio provenienti da tutta la regione toscana. Prima dell'apertura addirittura del COC mi sono impegnato, perché c'erano delle persone, dei disabili, degli anziani, di mettere in salvo queste persone. Successivamente abbiamo contattato tutte le famiglie. Qualche abitazione forse è bruciata? Sì, un'abitazione purtroppo il fuoco l'ha bruciata completamente, sì, quello sì. È stato veramente 2 ore intense di fuoco. Nella serata poi il vento si è calmato e le fiamme, almeno per il momento, sarebbero state mitigate. Se il vento rimane basso e stabile, chiaramente ci aiuta, diciamo, come tipo di intervento. Chiaramente se si dovesse innalzare come diciamo, velocità e cambiare magari anche direzione, ci potrebbe dare forse. E dall'alba di questa mattina per tutta la giornata saranno in volo elicotteri e Canadair per provare a spegnere definitivamente l'ennesima ferita al Monte Pisano. Siamo a un territorio, ci si vuol passare il tempo, bisogna anche rispettarlo. E questo è un messaggio essenziale. Prudenza e rispetto, perché i boschi non sono una spiaggia e quindi bisogna avere dei comportamenti adeguati.